Allora, vedete questo verde alle mie spalle? Fra qualche anno non lo vedrete più. Nel 2030 il mondo finirà, perché il clima è in crisi, le temperature si alzano, il mare è inquinato e nessuno fa un cazzo. Anzi, tutti questi cervelloni, questi geni, questi scienziati dell'economia vanno in televisione e parlano su cosa fare per far ripartire l'economia. Tutte cazzate. Io lo so come può ripartire l'economia. Ve lo dico io, ve lo dico. L'economia la muovono i depressi. Che cosa sto dicendo? Ma che cosa state dicendo voi? Chi è che compra? Una persona che non si accontenta di quello che ha. Ecco chi compra. Se io sono felice di quello che c'ho, perché devo comprare? Ah, non mi serve niente, non mi serve. Io sono felice ed orgoglioso di quello che c'ho e non compro nulla. Si fotta l'economia. Assolutamente. Non compro niente. Zero. Perché? Perché sono felice. È ovvio. Se fossi triste, sarei in giro a comprare cazzate. Ecco perché mi circondo di gente triste. Così spendono pure per me. Gli dico, non dovevi? E lui dice, no, figurati. E loro sono felici. Sti depressi di aver speso pure per me, di essere tornati felici. E loro vivono per questo. Quindi l'economia la muovono i depressi. È inutile che vi mettete in giacca e cravatta, andate in TV a dire cazzate. C'è gente che ha studiato finanza, economia e commercio. Io non ho studiato niente. Zero. Ho studiato l'essere umano, ho studiato. E ne so più di voi. E ci vuole a capire che se uno è depresso spende i soldi. Non lo sai? Chi è felice non consuma. Io sono felice e non consumo. Faccio consumare agli altri. Non mi serve niente. Nulla. Non mi circondo di cazzate. Che poi le butto nell'ambiente e si alzano le temperature. Solo perché devo muovere l'economia. L'economia dei depressi. Quindi voglio dire a tutti questi economisti in giacca e cravatta che non capiscono un cazzo. A queste persone qui voglio dire è la mancanza di autostima che muove l'economia. Chi è che va dal chirurgo estetico? Una persona con una buona autostima? No. Una persona insicura. Si rifanno solo gli insicuri. Io perché non vado dal chirurgo estetico? Perché non ci vado? Perché sono perfetto. Hai visto? Questa arroganza e questa spocchia fa aumentare la mia autostima e mi fa accettare per quello che sono. Non ho bisogno di andare dal chirurgo estetico. Quindi si rifanno solo gli insicuri. Se volete rifar partire l'economia, dovete aumentare la loro insicurezza. Le donne insicure spendono. Quante scarpe c'hanno le donne? Quante borse c'hanno? Perché sono insicure. Se sei una donna sicura, non te ne frega niente. Esci con la busta della spesa, esci. A posto della borsa. E sei a posto, sei. Che è pure più comoda e non te la rubano. Dovete rendere le persone insicure. Se tu le rendi insicure, loro muovono l'economia. Se dico ad una persona sei stupido, lo umilio, lo mortifico, quello va in libreria e si compra il mio libro e muovo l'economia. Mettetevelo in testa. Chi è felice non consuma e non rompe i coglioni all'ambiente.